Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Bruno Walter. Bruno Walter Schlesinger nasce a Berlino il 15 settembre 1876 in una famiglia ebrea della media borghesia e comincia la sua formazione musicale all'età di 8 anni al Conservatorio Stern, dove un insegnante proclama: ogni centimetro di questo ragazzo è musica. All'età di 9 anni fa la sua prima apparizione pubblica come pianista, ma nonostante la precoce abilità al pianoforte, quando nel 1889 assiste ai concerti diretti da Hans von Bülow, decide che il suo futuro musicale sarebbe stato quello di direttore d'orchestra. Nel 1893 viene scritturato come direttore dell'Opera di Colonia. L'anno seguente lavora come assistente di Gustav Mahler all'Opera di Amburgo. Nel 1896 viene nominato Kapellmeister dello Stadttheater Municipale di Breslavia, in base a una raccomandazione di Mahler al direttore del teatro, Theodor Löw. Tuttavia Löw richiese che prima di assumere questa posizione il giovane direttore cambiasse il suo cognome da Schlesinger, che letteralmente significa slesiano, a causa della sua frequente ricorrenza nella capitale della Slesia. In una lettera al fratello, Walter dirà di aver suggerito diversi nomi che Mahler scrisse e diede a Löw, che restituì il contratto con il nome Bruno Walter. Alcuni anni dopo si trasferisce a Vienna, dove lavora con Gustav Mahler, e in seguito a Monaco. All'inizio degli anni 20, Monaco era sempre più dominata dall'influenza del partito nazista. In quanto direttore dell'opera di Stato bavarese e quindi figura centrale nel mondo musicale della città, Walter è sempre più spesso oggetto di attacchi feroci e diffamatori. E nel 1922 viene infine sostituito. Dopo una tournée negli Stati Uniti, nel 1923, dal 24 al 31 Walter diventa direttore principale delle stagioni tedesche al Covent Garden. Nel 1925 ritorna a Berlino come direttore musicale presso la Statische Oper Charlottenburg e inizia la sua lunga collaborazione con il Festival di Salisburgo. Dal 1929 al 1933 è direttore stabile dell'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, esibendosi anche nella vicina Berlino. Quando Hitler diventa cancelliere nel gennaio 1933, Walter stava dirigendo a New York, ma il mese successivo salperà di nuovo per Lipsia, con l'intenzione di dirigere i concerti precedentemente programmati con la Gewandhaus Orchestra a marzo. Tuttavia, il capo della polizia di Lipsia informa la direzione che avrebbe annullato i concerti se Walter li avesse diretti. La direzione si oppone e Walter dirigerà le prove, ma il giorno in cui si sarebbe dovuto tenere il primo concerto, la polizia, in nome del Ministero degli Interni sassone, proibisce la prova generale ai concerti. Walter avrebbe anche dovuto dirigere la Filarmonica di Berlino il 20 marzo, ma la direzione del teatro viene avvertita dal ministro della propaganda, Joseph Goebbels,
che dimostrazioni spiacevoli avrebbero potuto verificarsi al concerto. E il Ministero della Propaganda chiarisce che ci sarebbero state violenze in sala. Dopo aver sentito questo, Walter decide di ritirarsi dicendo alla direzione: "Allora non ho più niente da fare qui. Il concerto sarà alla fine diretto da Richard Strauss." La notizia ha ripercussioni a livello internazionale. Scrive il Times del 18 febbraio 1933. Bruno Walter, uno dei più celebri direttori d'orchestra tedeschi, ebbe ieri la proibizione di dirigere un concerto dell'orchestra del Gewandhaus di Lipsia. La stampa osserva che il governo dello Stato di Sassonia, ora sotto controllo nazista, gli ha proibito di salire sul podio e che il dottor Goebbels, ministro nazista della propaganda, è intervenuto personalmente per impedire a Walter, che appartiene a una famiglia ebrea, di dirigere il mese prossimo un concerto dell'Orchestra Filarmonica di Berlino. Nel 1936 Bruno Walter abbandona la Germania e l'Austria diventa il suo principale centro di attività per gli anni successivi. Lui e la sua famiglia si trasferiscono a Vienna, dove dirige regolarmente la Wiener Philharmoniker, con la quale realizza numerose registrazioni epocali, e il Festival di Salisburgo. Nel 1936 accetta l'offerta di direttore artistico della Staatsoper di Vienna, dove occupa lo stesso ruolo che un tempo era stato di Mahler. È anche direttore ospite permanente dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam dal 1934 al 1939 ed è direttore ospite nei concerti annuali con la Filarmonica di New York dal 1932 al 1936. Quando nel 1938 la Germania nazista annette l'Austria, l'Anschluss, Walter si trova nei Paesi Bassi a dirigere l'orchestra del Concertgebouw e si trasferisce a Parigi, dove gli viene assegnata la cittadinanza francese. Decide infine di lasciare l'Europa e il 1 novembre 1939 salpa per gli Stati Uniti. Il trasferimento negli Stati Uniti non farà altro che sviluppare la sua fama, anche grazie all'importanza dell'industria discografica americana. Assunta la cittadinanza statunitense, debutta al Metropolitan di New York nel 1941, dirigendo il Fidelio con Kirsten Flagstad, e vi dirigerà fino al marzo 1959 in 119 rappresentazioni. Sempre nel 1941 il Don Giovanni con Enzio Pinza e Tito Schipa, Orfeo ed Euridice, Il flauto magico. Nel 1943 La forza del destino con Lawrence Tibbett ed Un ballo in maschera con Leonard Warren. E nel 1944 Il Requiem di Verdi. Dal 1947 al 1949 è direttore stabile della Filarmonica di New York. La sua autorità non derivava dalla tecnica o dal peso intellettuale, ma dal suo amore e dalla sua fede, scriverà il critico del New York Times, Olin Downs, dopo un concerto con la Philadelphia Orchestra nel 1946. Amore e non mera comprensione interpretativa di ciò che sta giocando. Fede costante nella musica che rappresenta. A partire dal 1947, Bruno Walter ritorna a dirigere numerose volte in Europa, diventando una figura di riferimento al Festival di Edimburgo, a Salisburgo, Vienna e Monaco di Baviera. A Salisburgo nel 1949 dirige il Canto della Terra di Mahler con Kathleen Ferrier e con la Wiener Philharmoniker nel 1956 dirige il Requiem di Mozart con Lisa Dalla Casa e Cesare Siepi.
Nel settembre del 1950 torna a Berlino per la prima volta dopo il concerto interrotto del 1933. Dirige la Filarmonica di Berlino in un programma di Beethoven, Mozart, Richard Strauss e Brahms e su richiesta degli studenti tiene una lezione al Conservatorio Musicale, in precedenza la sua vecchia scuola, il Conservatorio Stern. Al Teatro della Scala di Milano nel 1956 dirige il Requiem di Mozart con Graziella Sciutti, Giulietta Simionato, Luigi Alva e Cesare Siepi. Si spegne nel febbraio 1962 nella sua casa di Beverly Hills in California. Bruno Walter è stato anche un eccellente pianista e compositore. Le sue composizioni includono due sinfonie, una fantasia sinfonica, sonate per pianoforte e violino e per pianoforte solo, un quartetto per archi, opere corali di musica da camera. Compone la musica di scena di Re Edipo, un adattamento dell'opera di Sofocle di Hugo von Hofmannsthal, rappresentato a Berlino nel 1910. Considerato il massimo interprete del repertorio mozartiano e di quello del romanticismo tedesco, svolgerà un'intensa opera di diffusione della produzione di Gustav Mahler, del quale era stato amico e collaboratore. Fra le numerose registrazioni sono di particolare rilievo quelle delle opere di Mozart e Mahler. Ricorderà Margherita Wahlmann. Negli anni della mia giovinezza è esistito per me un unico musicista degno di figurare nel Parnaso dei direttori d'orchestra, Bruno Walter. Una predilezione dovuta alle sue sublimi qualità di interprete, certo, ma anche alla sua superiore spiritualità, alla sua cultura di portata universale, all'etica trascendentale che emanava dalle sue esecuzioni. Scriveva un critico musicale: il 22 febbraio 1941 era un'ottima giornata per un amante dell'opera negli Stati Uniti, benedetto da una radio e da un buon segnale. Una serata incredibile nelle mani di Toscanini e della sua NBC Orchestra che trasmetteva un concerto di Wagner dalla Carnegie Hall è stata semplicemente il dessert che ha seguito il pasto principale della giornata. Bruno Walter dirige Kirsten Flagstad nella produzione integrale del Fidelio di Beethoven al Metropolitan Opera. Si trattava del debutto di Bruno Walter al Metropolitan e dalla registrazione live di quella sera abbiamo tratto l'ascolto di oggi, Leonore, l'ouverture numero 3 dal Fidelio di Beethoven. Commenta Elvio Giudici. La direzione di Walter è di quelle capaci di far dimenticare qualunque suono negativo, in virtù dell'immensa suggestione sprigionata da un arco narrativo teso e serrato fino all'estremo limite di rottura. Nessuno stacca tempi di simile rapidità, da cui scoccano scintille emotive di incandescente forza drammatica. Se la concezione è sempre quella antica e gloriosa di un dramma dalle spiccate connotazioni didascaliche, la concertazione la organizza però in un divenire teatrale di rapinosa coerenza. Si era in piena guerra, dopo tutto, e che l'esule Walter vedesse più che mai, in Beethoven in generale, nel Fidelio in particolare, il dramma della libertà minacciata e alla fine trionfante sulle forze oscure dell'oppressione, non può stupire più di tanto. Ma Walter restava pur sempre Walter, nonostante condizioni psicologiche particolarissime come questa. E anche laddove si parla di libertà, di giustizia, di fraternità, non si intendono mai concetti astratti, bensì condizioni essenziali dell'uomo. È l'uomo
come sempre in Bruno Walter, il centro dell'attenzione. L'uomo con le sue contraddizioni e incertezze, ma anche con l'incrollabile fede nei propri valori. Nessun sinfonismo eccessivo in questa stupenda direzione, così come nessun sospetto di opera oratorio, ma un'onda inarrestabile di canto, di energia frenetica e visionaria, eppure sottilmente gioiosa, positivo, per così dire, dove la forza morale dell'etica e la speranza dell'utopia sottesa alla fratellanza universale si fondono in supremo umanesimo. Uomo, tuttavia, a cui nulla è regalato, spettandogli anzi il compito di lottare attivamente con energia raddoppiata, appunto, dall'incrollabile fiducia nelle proprie ragioni. Dal Fidelio di Ludwig van Beethoven ascoltiamo l'ouverture Léonore numero 3, nell'esecuzione del 22 febbraio 1941 a New York. La Metropolitan Opera Orchestra è diretta da Bruno Walter. Buon ascolto e una giornata che, accompagnata da questa splendida esecuzione, non potrà essere che bellissima. E buon compleanno al grande artista che ce l'ha donata, il maestro Bruno Walter.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.